Ed eccoci qua, subito in pompa magna con le notizie, perché questa settimana che è successo di buono? Allora, come posso dire? È tempo di elezioni. Di solito la La primavera è primavera. tempo di elezioni, invece siamo arrivati, ecco, a giugno e ci sono elezioni a destra e a sinistra. Caro buon Daniele, Vincono destra e sinistra, da parentesi. tu Ha già hai anticipato. Ha anticipato tutto. anticipato. Cioè, io Niente. del fuori onda gli dico non anticipare niente e lui Ma tu mi anticipa. dici vincono a destra e a sinistra, non posso fare Vabbè, altrimenti. no, dico, quali elezioni stiamo parlando? Annunciamo un po' il tema della puntata di oggi. Locali italiane, legislative inglesi, legislative In francesi. francese, ok, Abbiamo queste perfetto. elezioni, non anticipiamo niente, altrimenti ci si becca un esonero No, qui. però in linea di massima possiamo dire, per esempio, di quelle italiane, tonfo Movimento 5 Stelle, questo lo possiamo dire già. E diciamo ritorno a quanto pare dei partiti tradizionali. Straconferma, Mentre in Francia abbiamo una conferma di En aggiungerei. Marche, il partito di, anzi, il movimento di Emmanuel Macron, e ovviamente in Inghilterra abbiamo il problema dei conservatori, perché non si è arrivati più o meno la Theresa May, la cara Theresa May, che ci ricorda chi? Chi Ci ricorda ci ricorda? Dai, Theresa May, chi ci ricorda? Un personaggio sempre Margaret inglese, Thatcher. bravissimo, Ah, pensavo fosse qualcosa. Dio, non lo no, so. perché siccome la citiamo Ah, sempre. beh, non da qualche tempo a questa Insomma, parte. Theresa May è alle strette proprio perché ha una stretta maggioranza. Quindi, ma Anzi, non ce l'ha proprio, ma vedremo insomma poi sì, le prospettive, le perché oggi possibilità. al radar, sì, parliamo di queste tre, questi momenti legislativi che ci sono stati, ma allo stesso tempo approfondiamo un po' quello che è il caso inglese, perché è interessante comunque analizzare come il bipartitismo inglese sembra sia ormai quasi superato, o allo stesso modo anche come ha fatto a resistere per tutti questi anni. Anche in generale è interessante analizzarlo. Questo è il succo generale della puntata di Radar. Ancora ci ascoltiamo un altro brano musicale e poi dopo torniamo subito perché si inizia con l'Italia. Dai, bravo. Però io sento la gente fuori quando parlano. No, vabbè, Almeno all'inizio si all'inizio. era scordato. Eri scordato di lasciare il microfono, quindi sentivamo da fuori. Ciao a tutti, non so chi siate, vedo un Carlo che dice rieccoci, sinistra, sinistra, basta centro. Attenzione, Lo so. parole forti a radar. Esatto. Eccezionale, proprio lui. Purtroppo non c'è ancora. Devo dire, non ha vinto De Gasperi, purtroppo, mi dispiace. Non più almeno. Come no, fra poco rientreremo e parleremo di elezioni, come potete Italiane. leggere sul post. Nella fattispecie, prima parleremo quelle italiane, poi quelle francesi e poi quelle inglesi, che Inglesi. hanno rappresentato il ritorno dei partiti tradizionali. Comunque, scherzi a parte, rispetto agli anni passati, mi pare che Tu c'hai in Inghilterra qualche dato rispetto alle precedenti? di quale elezioni? Quelle italiane. No. Vabbè, a Aspetta. parte che è un po' complicato perché alcune città sono cambiate, ovviamente. Cioè, tipo Parma. Però comunque c'è pure da dire una cosa Partiamo fondamentale, ovviamente che dalle essendo un primo parti. turno, Sì. pure questo non aiuta. Cioè, nel senso, No, però intanto ti fai un possiamo. indirizzo, non sto dicendo questo, però dico, non ti aiuta per dire quella città è stata vinta da questi e da quest'altri. L'unica cosa che puoi dire è No. che ci sono certi partiti che magari avevano vinto precedentemente, esempio in Sicilia. No, toglielo uno. E togli anche quel jingle. Tutti e due, anzi. Quello e poi più giù ce n'è un altro. Ok, toglielo. Posto. Sono 3, 6 blocchi. Sono due canzoni decenti qua dentro, ma è possibile? Sto dicendo. Giovanni, guarda, sulla destra dello schermo, sulla destra, ancora più a destra. Ecco, bravo, vedi quei tre bottoni? Ok, l'ultimo, disattivalo. Ok. Cos'è? Ora. Quello è per evitare che cambiano le canzoni in automatico. Ah. Stiamo rientrando, pochi secondi e rientriamo, eh. Lo sapevi che in Sicilia c'è una legge elettorale, c'è una legge elettorale particolare per la quale il primo turno lo Stato vinci, speciale. eh? È stato speciale. Non lo vinci al 50% ma al 40%. Infatti Le elezioni Orlando comunali sono e proprio Giusy a. Nicolini sono. Ah, Non aspetta. c'ho. Pochi secondi, eh? Sì.
Va bene, c'è un hai messo il posto. Ah, capito, stai andando via. Ok. Ci siamo, ci siamo. Il posto ce l'ha messo lei, per fortuna. Il posto ce l'ha messo lei. Il branco, senti che musica, senti che forza, senti che intensità. Dobbiamo rientrare direttamente sulle lezioni, perché quale argomento principale... Ma te fomenta, ma che stai a dire? Mi fomento, sì, i risultati, risultati. È solo il primo turno. Finché lo dicevi non andava bene. È solo il primo turno, ce ne saranno altri 10, giusto? Sì, almeno. No, allora, perché partiamo subito dall'Italia, perché ovviamente è il dato, insomma, più fresco che ci è arrivato... attuale, insomma, poi dopo con calma vedremo anche Francia ed Inghilterra. Ecco, ho fatto volare il telefono di... Scusate, questo è il problema della diretta. Allora, cosa è successo? Io l'ho un po' accennato prima, tonfo Movimento 5 Stelle. Questo è un commento, diciamo, generale che abbiamo dato, ma il perché, Dani, lo si vede anche dai risultati. Cioè, nelle grandi città, citiamo per esempio Palermo, Parma, Padova, Genova, Verona, insomma, Monza. Il Movimento 5 Stelle non compare tra le soglie minime per il ballottaggio. Esattamente, infatti sono i partiti, quelli che venivano definiti tradizionali, o meglio, non tanto i partiti quanto le coalizioni di partito, centrosinistra e centrodestra, come li conoscevamo 10-15 anni fa, quindi pre-Movimento 5 Stelle, che si mantengono ancora una volta primi e secondi. Il Movimento 5 Stelle spesso e volentieri è fuori, ma anche con grandi percentuali. Palermo? Ecco, iniziamo con questa carrellata. Okay. Vai. Orlando 46%, il centrodestra al 31% e il Movimento 5 Stelle è alla metà, eccolo, al 16%. Quindi, insomma, sono di Palermo tanti... c'è da dire che Leoluca Orlando è stato sindaco tante volte. No, questa è la quinta volta. Esattamente. Quindi, cioè, è stato eletto, tra parentesi, direttamente, perché, come ricordavamo prima, in Sicilia vi è una legge elettorale particolare per la quale non vi è bisogno di un 50% più uno dei votanti, ma del 40% più uno. Sì, quindi, sì. Quindi questo. Genova, la città di Beppe Grillo, quindi si aspettava un grandissimo risultato e vantaggio del centrodestra con il 38% contro il 33% del centrosinistra. Il Movimento candidato... 5 Stelle resta molto lontano, al 18%. Sì. Il candidato grillino era Pirondini, tra l'altro. Non sarebbe stato Pirondini, poi vedremo anche per quale ragioni. Ci sono stati alcuni scandali interni al Movimento 5 Stelle, questi esatto. Li riprenderemo dopo, tra le ragioni per le quali... Al ballottaggio vanno Crivello, centrosinistra, e il leghista Bucci, 34,4. Poi abbiamo Verona, altra provincia molto importante, centrodestra 29%, poi vi è una lista civica della fidanzata, della compagna di Tosi. Sì, la compagna di Tosi. Che sta al 23%, quindi un punto percentuale sopra il centrosinistra. Sono tutti attaccati i tre candidati. Esattamente, a differenza del Movimento 5 Stelle, che ripetiamo ancora, è molto lontano, 9,5%. Forse però il più grande schiaffo non è stato Genova, ma è stata Parma. Parma perché aveva il primo grande sindaco del Movimento 5 Stelle, Pizzarotti, che aveva stravinto al ballottaggio 5 anni fa e ora invece, essendo stato espulso, quindi allontanato dal Movimento 5 Stelle per alcune ragioni interne, si trova a vincere queste elezioni al primo turno con un 34,8%. Il centrosinistra rimane molto vicino, 32,7%, e i 5 Stelle addirittura crollano al 3,18%. Quindi questo è un vero e proprio schiaffo morale, perché quei voti là sarebbero stati verosimilmente dei 5 Stelle, che sarebbe stato il partito più avanti, insomma. Poi abbiamo... sì, ha assorbito praticamente l'elettorato del Movimento 5 Stelle con la sua lista civica, ha completamente assorbito tutti loro, più ovviamente qualcuno del centrodestra, perché vedo che comunque il centrodestra è sempre sta sotto il 20%, quindi alla fine non pervenuto anche lui. Poi in tutte le seguenti città importanti d'Italia abbiamo un superamento non solo del centrosinistra e del centrodestra, ma addirittura di liste civiche sopra il Movimento 5 Stelle. Sono Padova, Taranto, Piacenza, Catanzaro, L'Aquila, Pistoia, Lucca, La Spezia, e non continuo perché altrimenti la lista sarebbe molto lunga. Del resto sono 1.004 i comuni al voto. I 5 Stelle nei 140 comuni più importanti, quelli più popolosi, solo 8 volte vanno al ballottaggio. Sono i comuni, appunto, quei 140 con più di 15.000 abitanti, no?
Ok, sì, no, era interessante, sicuramente c'è molto da analizzare, anche poi vediamo subito sull'affluenza, perché questo è sempre un dato che è interessante da vedere, ma prima ci andiamo ad ascoltare Chain Smokers e dopo attacchiamo subito con l'affluenza. Ma c'era coso poco fa? C'era Justin Fa Timberlake? niente, no, da così. Ma come stai qua questo? Io non capisco. Oh. Che è successo? Quant'è l'affluenza? Tu lo sai la percentuale precisa? Io non lo Non te lo so. Io dico. Allora. so solo quella di Genova. Allora, poco più del 61%. Ok, benissimo. Devo dire ancora una cosa sul ballottaggio, purtroppo non ho Alle finito. precedenti omologhe, alle ore 23 la percentuale era del 68%. Quindi, insomma, Percento nel calata di 7 2012. punti. Nonostante un movimento che ti riporta a votare, che il 5 Stelle ti ci porta a Sì, votare per sì. loro. Bene, abbiamo questo, perfetto. Ok. Bene, C'è interessante. qualche caso in particolare di Lampedusa è cose interessante. esatto, Lampedusa, ricordiamola. E qualche Rignano Darno, paese dei padri Renzi, Io sono pure curioso di vedere cosa succede a Piacenza. quello. Piacenza che abbiamo? Quello Abbiamo pazzo, cioè, vedete? centrodestra avanti. Lui, cioè, vedete quello mezzo scemo che ha fatto. Aspetta, cazzo, non so se hai visto, c'è cioè, un matto di. Pochi secondi rientriamo. Non so chi ci stia guardando, penso Claudio. Carlo. Piacenza. E poi cioè, è la provincia da cui viene Bersani, quindi comunque diciamo, è una città abbastanza rossa. Eccolo qua, lui. Costruirò? Un vulcano e abolirò la morte. Lui è un genio, si chiama Stefano Torre. Eccolo qua. Aspetta, magari troviamo un articolo e non un video. Un video mi sarebbe dispiaciuto. 20 secondi, eh. Don't let me down, che mi ricorda molto una canzone dei Beatles, o no? Sì, Don't let vabbè, me ok, però down. non è la stessa cosa, Io nel assolutamente. titolo dico, infatti, certamente non è la Vabbè, ma che stessa cosa. c'entra? Allora, qualsiasi canzone che ha lo stesso titolo ti può ricordare quasi. Certo, se non mi ricorda quella, che mi ricorda? Unstoppable Scusa, Quitter? Somebody to Love, che l'hanno cantata praticamente tutti. Solo Winnie, penso, Non con è loro. vero. Torniamo. Jefferson Airplane, non ti ricordano Non mi niente. ricorda niente. Torniamo alle Sbagliati. lezioni Sì, meglio, ma. locali italiane. Allora, ho accennato l'affluenza, perché ogni anno, anzi ogni elezione, è giusto ricordare che il dato, quello che spaventa più di tutti, è l'affluenza, che è drasticamente in calo da, penso, ormai 10 anni. E Ecco, infatti il partito che ha vinto è stato il partito dell'astensione. Sempre così si bravissimo, sente ogni vedi? volta. Sei stato molto diplomatico. Comunque, in questo caso siamo scesi al 61%. Questo è il dato che ci è pervenuto alla fine, alla chiusura delle urne alle 23, in calo di ben 7 punti dalle omologhe precedenti elezioni del 2012. Con certi casi, però, aggiungo, con ancora più bassi livelli. Si pensi a Genova, che è la città di Beppe Grillo, che sta al 48,39% di affluenza. Quindi è evidente che, tornando sulla scorta di quello che dicevamo prima, c'è
c'è qualcosa che nel Movimento 5 Stelle non è andata sicuramente in queste elezioni. Non hanno sfondato come in passato. Ricordiamo che l'anno scorso, quindi a giugno, quando vinse l'Appendino, quando vinse la Raggi a Roma, su 20 comuni a ballottaggio dei 5 Stelle, cioè dove andarono anche 5 Stelle, vinsero in 19. Quindi, diciamo, era completamente un momento completamente differente e pesano tante ragioni su questo decremento dei 5 Stelle. Sicuramente le ragioni sono tante, messe insieme danno un po' un indice. Il problema delle firme false a Palermo, e quello penso abbia spinto molto la vittoria di Orlando direttamente al primo turno. Il caso Cassi Matis, quindi la candidata che aveva vinto a Genova le primarie dei 5 Stelle e poi dopo è stata esautorata, l'espulsione di Pizzarotti a Parma, le difficoltà ovviamente sia della Raggi che quest'ultima dell'Appendino con la finale di Coppa dei Campioni d'Europa. Sì, sì. Non solo, interna ai 5 Stelle dicevano anche che non vi sono stati dei tour classici di 5 Stelle di Grillo, che si è impegnato solamente nella parte finale a Genova. L'insufficienza della loro piattaforma, che si chiama piattaforma Rousseau, che serve a... diciamo esternare ancora di più, ancora meglio, le buone pratiche, l'elezione super diretta, direi, le buone pratiche degli enti locali governati dai 5 Stelle. E poi l'ultima ma non meno importante, la trattativa fallita per la legge elettorale tra Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Lega Nord e Forza Italia. Come si fa a essere puri? Molti degli elettori si sono chiesti in questo periodo, come si fa a essere puri se si un accordo, se si cerca un accordo con la casta, se per anni ci si è battuti per non essere come loro e adesso si è come loro, o comunque si scende ai patti con loro, allora a questo punto perdi quello che è proprio, posso dire, il mantello su cui ti facevi scudo, cioè il fatto di essere un movimento non politico, quasi movimento non politico, aggiungo, comunque di costante rottura con il passato. Invece si fa l'accordo con quel passato che si era tanto demonizzato prima. Comunque Grillo oggi sul suo blog ha ovviamente commentato i risultati con tutti gongolano, esponendo raffinate analisi sulla morte dei 5 Stelle, sul ritorno del bipolarismo, sulla debacle del movimento, sulla fine dei grillini. L'hanno detto dopo politiche, le europee, le regionali, dopo il referendum. Fate pure anche ora, illudetevi che sia così per dormire sonni più tranquilli. Noi continuiamo ad andare avanti per la nostra strada. Però questo lo vedremo anche, dice il Bodiamanti, dopo il 25. Ci mancava soltanto che diceva sulle carcasse dei leoni mangiano i cani, com'era quella cosa? Una cosa del genere. Insomma, ci abbiamo capito il significato. Però come dice il Bodiamanti, questa cosa la vedremo dopo il 25, quindi dopo il ballottaggio, perché si rischia di un ritorno, per ora sembra veramente pronosticato, un ritorno del pre 2012, quando loro vinsero, fecero un grandissimo risultato in Sicilia. Comunque sembra un ritorno tra centro-sinistra e centro-destra. Sì. Secondo tanti osservatori è questa spinta del populismo anche ha aiutato, quando invece l'Europa sembra andare da altre parti. Secondo me è una lettura troppo affrettata, perché il populismo in tante parti d'Europa vince, comunque prende buone percentuali. È pur vero poi però che, e ne parleremo dopo, Macron ha preso delle buone percentuali mentre i movimenti populistici in Francia sono crollati in questo, diciamo, terzo turno, se vogliamo così chiamarlo. Aggiungo che anche Salvini non ha perso tempo e ha dato anche lui la sua visione del primo turno, dicendo che è un segnale di sfiducia al governo Renzi. Ecco, questo ovviamente è un... sembra quasi Salvini abbia una cordicella sulla schiena, che la tiri e escono fuori sempre le stesse frasi. Però, come si dire, è colpa di forse Renzi, più no? Che un decremento del Partito Democratico, che comunque sembra super giovarretto, è un grande ritorno del centrodestra. Sì, un centrodestra che però ha dei problemi, perché a livello nazionale non riesce a trovare quell'alleanza Salvini, Berlusconi e anche Meloni, però, perché è proprio dietro di te. Ma a livello locale, sì, a livello comunale è ben radicato. A livello locale ha delle radici anche antiche, perché del resto Fratelli d'Italia è un post alleanza nazionale, se vogliamo così dire. Sì. La Lega Nord è sempre lo stesso partito, è sempre lo stesso partito Forza Italia, quindi è un'alleanza e vanno avanti al 94, nel vecchio polo del buon governo, polo del mezzogiorno e via dicendo. Va bene, chiudiamo qui la parentesi italiana, adesso ancora un po' di break musicale e poi si parte con la Francia. Sì, non so se l'hai letto. Non ce la fa, non leggevo fino a là. Allora, peccato, mannaggia, sulla legge elettorale ce l'avevo. Non fa niente, a fine togliamo. Sulla Francia ce l'hai? Sì, sì. Ok.
Aspetta, eccoli qua i voti, sì. Bene. Bene. Che sistema particolare hanno? Loro se non hanno la maggioranza possono anche... Ma sei tu? Cos'è? Vapore? È il classico discorso? Mm? È il classico quello... È la classica sigaretta elettronica? No, no, aspetta. Forse magari qua dentro magari no. Sì, è vapore comunque. Però se poi dopo te la faccio provare. No, no, grazie, non ti preoccupare. Beh, fa niente. C'ho solo il gusto, non è che c'hai... Non è che ti dà cose. Comunque, della Francia, principalmente, a parte vabbè, il risultato di Macron, dobbiamo ricordare. Grande risultato di Macron, ma sì, di Gaulle, sì, no, ovviamente, crollo socialistico di Benoamo, Mélenchon. Grande risultato, 10%. Sì, però è più o meno, come posso dire, attestato su un livello. Cioè, così hanno preso alle nazionali. Ma è il classico votante di invariamo. Sinistra che vota sempre quello. Invariamo. Certo, certo. Loro sono Marine Le Pen leggermente in debacle, pure lei, perché comunque ne ha persi non so quanto. Beh, insomma, ha preso il 13,2%. Era al primo turno stava al 21,3%. Poi sì, sono percentuali differenti di votanti. Questo è vero, perché comunque pure qui c'è una bella astensionismo. Un francese su 4 non ha votato, quindi... No, io c'avevo uno su due. Votanti 48,71%, astensione 51,29%. Astensione registrata. Vediamo qua. Però guarda che non la trovo. Vedi, vedi. Rosinone no. Cagna Repubblica qua. L'ho visto da live, eh? No, forse non era questo articolo qua. Vedi, vedi giù, vedo giù. 30 secondi? Sì, okay. Sì. Noi siamo tutti 30, sicuramente. Chiusura le urne, 50. Mazza, io c'avevo il contrario. Io c'avevo il contrario, 48,71. Allora votanti. Sì, un francese su due. Allora, prendiamo occhio per 10 secondi. Vediamo invece adesso in casa Oltralpe, andiamo in Francia come vi annunciavo prima, per vedere quello che è successo qualche giorno fa appunto all'Eliseo, perché le elezioni legislative in Francia hanno positivamente confermato ancora una volta la nuova figura di Emmanuel Macron con il suo partito En Marche, che si attesta su un 32% dei voti, se non sbaglio. 32,3. Io c'ho 6. Vedi. Attenzione. Attenzione. Civil War. Questo per quanto riguarda Macron. Non ci si aspettava diversamente. Poi magari vi parleremo anche per quanto riguarda di affluenza. Però per quanto riguarda la vittoria di Macron, ancora una volta, e del suo partito... Più o meno se lo aspettavano tutti. Però non si aspettava una percentuale così alta. Infatti neanche Charles de Gaulle, che comunque è il padre di questa quinta repubblica francese, è riuscito ad avere delle percentuali di conferma, se vogliamo così definirle, successive quindi alle elezioni all'Eliseo, così importanti. Insomma, Macron rischia di prendere su 577 deputati all'Assemblea nazionale, rischia di prendere tra i 415 e i 445, sì. Cioè sono percentuali di stragrande maggioranza, e non è un caso che alla sede di En Marche si è criticato ferocemente questo risultato proprio alla sede, proprio perché si pensa che possa non nascere, e questa è anche una tesi degli Vaudiamanti,
delle opposizioni interne, cioè sarebbe stato meglio avere un'opposizione chiara, palese, fuori, un Front National, un Repubblicani, che vedremo sono tornati alla grande rispetto, insomma, al primo turno. Comunque. No, vediamo, allora, parliamo prima di le débâcle, insomma, in generale chi è andato peggio. Forse il peggio abbiamo i socialisti. Socialisti di Benoît Hamon, che abbiamo già visto che già le nazionali hanno preso una percentuale bassissima, 13% se non ricordo male. E addirittura Amon ha perso il suo seggio. Sì, Quindi si è arrivati proprio a una e io situazione di non penso che ritorno. perderà anche la sua poltrona a breve. Comunque, Comunque. non è stata una buona scelta, però comunque, secondo me, all'interno del Partito Socialista stanno veramente con le carte così e se la stanno giocando la dirigenza della segreteria del Partito Socialista. E ricordiamo anche una cosa importante, che con questo 9,5% otterranno tra i 15 e i 25 seggi. Quando vinsero nel 2012 con Hollande stavano a Eh 292 beh, seggi. altri tempi, Quindi altri tempi. erano veramente altri tempi. Che Invece la cara Marine Le Pen nazionale francese. aveva preso al primo turno il 21,3%, si ritrova adesso col 13,2%, quindi ha un. Diciamo un lieve calo. Ecco, se i socialisti sono in calo, la Le Pen è in lieve calo. Se facciamo la comparazione con i dati a livello nazionale. Tu invece parlavi dei repubblicani. Ecco, i repubblicani invece si riprendono. I repubblicani si riprendono, diciamo, relativamente perché poi le percentuali che avevano avuto non erano così differenti, insomma, al primo turno parlo ovviamente, ma già l'assenza dei repubblicani al secondo turno era tanto tempo che non si vedeva, no? Quindi, diciamo, tanto forse non si è mai vista. Anche Sì, no, così. è interessante capire il perché i francesi hanno preferito in questo caso dare il proprio voto più ai repubblicani piuttosto che alla Le Pen, Cosa che invece appunto era opposta che nel forse primo turno. chissà, forse è stato sicuramente determinato da qualche scelta di troppo della Le Pen nei propri candidati, oppure. Anche se si parla di una Le Pen queste ultime settimane molto più moderata, basta Anche Frexit, questo, basta. cioè comunque si è freddato un po' sui toni, quindi Esattamente. a sto punto uno dice perché ti devo Voto i votare? classici Voto ai gollisti. classici, E esatto. che si attesteranno tra i 70 e i 130 eletti. E infine diamo un altro dato, quello del partito proprio di sinistra, come quasi di stampo comunista, di Mélenchon, che invece ha un lieve aumento delle proprie votazioni, perché a livello nazionale aveva preso il 9%, invece qua abbiamo un 12%, quindi comunque un risultato per quella sinistra di stampo, insomma, comunista, che ha in Mélenchon, insomma, tutte le aspirazioni possibili. Esattamente, e in tutto questo bisognerà vedere poi il secondo turno, Secondo anche se turno. comunque. Abbiamo più o meno già una linea tracciata, sicuramente, su chi vincerà. Poi vediamo se la Le Pen si attesta al terzo gradino o se invece riesce a scavalcare i repubblicani. Questo è tutto da vedere. Domenica prossima. Sì, assolutamente. Anche la finestra sulla Francia è chiusa. Ci ascoltiamo adesso Madonna con Hang Up e poi dopo si attraversa la Manica e si va in Inghilterra. E parleremo di un altro Hang Parliament. Ma tu che ne sai? Ma tu Allora, parli, bla bla bla. spiegate perché voi siete amici di Daniele Herrera, me lo dovete spiegare, cioè. Grazie a Dio in questo momento non c'è nessuno che ci guarda, quindi abbiamo No. questa opportunità di non poter vedere risposte. Ma se ci fosse stato Luca, che ovviamente saluto, il mio coordinatore della redazione, Avrebbe risposto in avrebbe modo risposto: malvolente. Che amico! Dimmi. Guarda, abbiamo due blocchi. Sì, no, ci va bene due blocchi, calcola. Sì, Due blocchi parliamo due blocchi Inghilterra. Sì, erano è quelli là. perfetto così, eh. Perché sì, sono due blocchi di parlate e poi. Però dobbiamo essere un po' più Come sintetici. vogliamo fare questa parte qua? Ah, le elezioni. Adesso elezioni in base, cioè vediamo i risultati della May e poi dopo parliamo di cose. Ah, no, andiamo su Repubblica, secondo su, perché questa qua si fa. Cazzo, vedi, mi sono scordato. Volevo mettere di questo candidato pazzo di Piacenza, volevo Uno mettere il contributario. contenuto audio. Ma Porca miseria. è di quello di centrodestra, che quello ha preso più voti? E quello ha preso più voti? Ma di che cos'è? Centrodestra, centrosinistra? No, è una lista civica. Ah, no, non è passato. Elezioni Inghilterra. Eccoci qua, possiamo
questa la utilizziamo, io ho i dati che ho preso qua, l'ho copiata e incollata evidente, però qui sulla destra hanno poi il Galles e il Luster. Ok, lascia sta finestra così. Risultati, ecco, buona questa cosa qua. Risultati 2015. Sì, hanno pure quelli. Infatti l'ho preso, metti pure io. Messi pure io. Quanti cazzo di circoscrizioni, diciamo. Quante circoscrizioni? Derby, dove sta? No, sì, dove stava il Derby County? Manchester è qua, no? No, questo è Birmingham. Un po' più su Birmingham. Tipo, dovrebbe stare qua, perché qua sta. Sono 50 km da. Un po' più su? Sherwood, non so. Sheffield. Bravo, verso quella zona là. Sta a 50 km da Liverpool, cioè. Leeds ho visto, eh? Sì. Sei sicuro? Più su, molto più su. Proprio a sinistra. Mancia! Che cazzo sta? Mancia, magari ho. Manchester laburisti. I laburisti. Beh, ma Ferguson ha sempre detto che era pro laburisti. Sì, sì. Ho visto pure un sacco di sue foto. Oh, ma le Faroe che hanno votato i liberali? Le Faroe hanno votato soltanto liberal democratici. Se tu vedi lo schema delle Faroe. Aspetta, ce l'ho qua. Eccole qua, vedi? Le Faroe. Tutta arancione. Sono solo lì. Li hanno tutti confinati là. Vabbè. L'Ulster com'è andata? Sinn Féin e che è? Forza, Sinn Féin e quell'altro. E il DUP. Sinn Féin è cattolico, vero? Sì. Infatti vedi, sta verso il sud. Ma quanto è brava, Madonna, ne vogliamo parlare? Beh, certo non devi dirlo te, eh. Sono 40 anni che canta. Quindi. Ma le stai dando una certa età, non diciamo l'età delle donne. Ma non è sempre, diciamo. L'è sempre bella. L'è sempre bella. Parliamo invece di Inghilterra? Eh beh sì, è arrivato il momento di, ho detto, attraversare la Manica e arrivare sulle bianche scogliere di Dover. Sulle bianche scogliere di Dover parleremo appunto dei risultati elettorali, ma prima non ci dobbiamo esimere da spiegare in 10 secondi come funziona l'elezione. Certo, noi siamo un programma sì di attualità, ma anche di divulgazione politica, quindi vai. La Camera dei Comuni ha 650 seggi, la maggioranza ovviamente 326. Ci sono i collegi uninominali, anche in Italia abbiamo avuti con la legge Mattarella, detta Mattarellum, quindi vi è il contrasto fra i vari candidati, ma solo uno basta, first past the post. Questo probabilmente è l'emblema del sistema elettorale inglese, il first past the post. L'elezione del Premier è in diretta, cioè il Parlamento lo vota, non è un caso che spesso e volentieri un Premier possa essere, nel momento in cui non è più leader del partito, diciamo essere esautorato come Premier dalla Regina, si è visto con il passaggio a Tony Blair a Gordon Brown, ma anche lo stesso recente Cameron May, e poi il sistema ovviamente maggioritario, infatti vi sono i collegi uninominali che lo confermano ulteriormente. Perfetto, allora vediamo i risultati che sono usciti praticamente venerdì. Abbiamo una ovviamente vittoria tra virgolette del partito conservatore, i Tories, gli antichi Tories, che poi parleremo benissimo nel prossimo blocco. Comunque Theresa May, segretaria del partito, si conferma anche a livello nazionale per quanto riguarda i seggi. Se vedete la foto che abbiamo postato sulla pagina di Roma 3 Radio, vedrete lo schema dell'Inghilterra tutta raffigurata a colori a seconda del partito, e potete vedere questa cosa, questa chiazza blu che predomina un po' tutta la parte inglese. Ovviamente ci sono quelle aree, quelle zone, se consideriamo tutto lo United Kingdom, che sono ovviamente per forza di cose di quel colore là. E sicuramente mi riferisco alla Scozia, dove ha vinto ovviamente il partito, l'SNP, quindi parliamo di Nicola Sturgeon. Ma io mi ricordo lei che si chiama Nicola, perché però Sturgeon mi scordo sempre. Oppure se ci spostiamo nel Nord Irlanda, c'è sempre la solita divisione fra il Sinn Féin e il DUP, cioè nel senso il partito quello unionista. Questo partito unionista, tra l'altro, è alla chiave adesso di Teresa May per raggiungere quella maggioranza che al momento questa elezione che ha
che c'è stata non gli concede. Esattamente, perché i seggi che arrivano alla May non sono sufficienti, insomma, si trovano... No, parliamo di 297. 297 seggi, e ripetiamo, sono meno 22 rispetto al passato, insomma, rispetto alle elezioni del 2015, dove invece aveva preso il 41%, quindi una percentuale più bassa. È evidente che vi è stato un decremento dell'affluenza, che si è attestato sui 27 milioni e quindi sui 69%. Sì. I Labour hanno molto incrementato, c'è da esatto, dire. Esatto, proprio lui, perché... hanno preso 23 seggi in più, quindi sì, già questo è un indice, ma sono passati dal 31 al 41%, quindi una percentuale molto alta corrispondente a 11.385.000. Quindi l'effetto Corbyn, Jeremy Corbyn, che è il segretario del partito, è evidentemente un buon effetto, cioè sta assortendo bene la presenza di Jeremy Corbyn. Anche se è stato molto criticato perché si pensava finalmente ad un cambio di rotta, ma c'è da dire che anche i problemi di politica interna questi tempi hanno pesato molto. Parlo ovviamente degli attentati, Manchester, sì, insomma, tutti i discorsi di Londra. Altro dato curioso, ovviamente, è quello dell'UKIP, il vecchio partito di Nigel Farage, che ovviamente, lo sapete, è sparito dai radar in circolazione dopo tutto, nonostante il Brexit. Spinto da lui. Si pensi che abbia preso nel 2015 il 14% e ora ha preso il 2%. In esatto. Scozia aveva preso l'1,6%, si ritrova con lo 0,20%, quindi sì, insomma sì, veramente percentuali... un risultato bassissimo. Interessante anche quello dei liberal democratici, che si assestano praticamente sulla stessa percentuale. Nelle Faroer, peraltro. Nelle Faroer, noi stavamo notando la cartina che abbiamo messo la cosa, e c'è una grossa chiazza arancione nel nord della Scozia, ovviamente, e nelle Faroer, quindi le Faroer votano liberal democratici. C'è un problema sostanziale però, nessuno raggiunge la percentuale di 326, non raggiungendo il 326 ci troviamo nella situazione di hung parliament, cioè il Parlamento appeso, sì, appeso per il collo, proprio perché sarà complicato, diciamo ora, governare, proprio perché vi è una maggioranza abbastanza variegata, non variegata probabilmente come in passato, tuttavia... nel senso, non ci sarà una maggioranza. Noi conosciamo il sistema inglese e spesso e volentieri lo definiamo bipartitico, non è così, anche perché negli ultimi tempi sono cresciuti molti liberal democratici, non è la statunitense, diciamo. Però in tutto questo ci troverebbe in una situazione di leggera più instabilità. Storicamente c'è stata questa instabilità, potremmo andarlo adesso a scoprire nel prossimo blocco. Sì, sì, no. Prima però ci andiamo ad ascoltare una canzone che... da buon adolescente dovresti ricordarti che è questa. Avevo qui 14 anni. Simple Plan con Welcome to My Life. Non avevo 16 anni. Ah, che è stato? Che c'è? Ok, facciamo una cosa. Che dici? Facciamo un unico blocco con doppio tappeto? Sì. Giovanni, fai una cosa, togli la canzone, però lascia i due tappeti che ci sono. Ok, perfetto. E finiremo velocemente nel secondo rada. Sì, ovviamente il secondo tappeto sarà un po'... lo tagliamo a un certo punto. Perché finiamo col ciao là, dico, non ci sta. Sì, facciamo l'ultimo blocco adesso. Quindi, cerchiamo di fare una cosa molto rapida su... Oddio. Mannaggia, non ci ho pensato a mettere una cosa idiota, però può essere... Cosa? Volevo mettere sto contenuto audio con... No. Tizio, no, perché tu devi sentirlo quanto è geniale, perché è serio, cioè lui ci crede veramente. Dopo te ne mando un altro che mi ha fatto sentire un mio amico. Ho sentito solamente un minuto su quattro di comizio, mi sono vergognato per lui così tanto che ho dovuto smettere. Comunque, questo qua possiamo mettere la prossima volta... quando abbiamo i risultati di Piacenza e lui non è stato eletto perché non è andato al ballottaggio, e possiamo metterlo. Guardate cosa vi siete persi! Cosa non avete votato? Cioè. Un genio, guarda, vedilo perché è proprio. Un po' veloce di storia, niente? Sì, una cosa veloce. No, ma storia antica qua, eh? Dopo la gloriosa rivoluzione. Ma che non c'ho niente dopo la rivoluzione, la gloriosa rivoluzione. E secondo te Guglielmo d'Orange che è?
No, te lo dirò. Allora. Guarda, guarda. No, devi Quando è farmi. morto Cromwell? 1640, su per giù. Quanto sarà No, morto? Più tardi? un po' prima mi Prima? sa. Aspetta, lo troviamo. Stiamo tornando. Ciao! Ciao Marcolino! 1658. 1658, sì. Pensavo fosse prima, sai. Vabbè, Pure, quadrante, pensavo. Effettivamente, ok. 30 anni dalla gloriosa rivoluzione. Che c'è? No, vedi, vedi. Rientrato.